Buongiorno, ecco, è uscito finalmente su Amazon Libri, anche il mio libro sulla fisica Amodea. È fresco di stampa. Qui vedete l'offerta che presenta Amazon. Sono quasi 400 pagine, sono 398 a costo di 19 euro. In esso io vi presento la fisica Amodea con le sue basi razionali. Tra queste vi mostro il manifesto della dinamica che è una delle cose che sono pubblicate sulla fisica Amodea, e ve lo mostro. Eccolo qua. Prossimamente, qui non si vede perché è troppo grande. Prossimamente io ne farò un manifesto proprio classico, nel senso che lo affiggerò sulle strade di Saronno, perché questa è un'affermazione assolutamente valida a livello generale, mondiale. La dinamica che esiste nella realtà è tutta quella che vedete qui, espressa solo in 1000 cifre decimali. Come è costruito il mondo? Il mondo è costruito attraverso un supporto spazio-temporale dato, come potete leggere qui, attraverso il calcolo di 1000 diviso per 99, che vi determina il ciclo infinito esistente nel 10. È realizzato attraverso questo metodo qui quello che potrebbe rappresentare la pellicola vergine su cui poi realizzare una immagine in un film, che su ogni pagina di queste vada a collocare le sue immagini. E da che cosa sono realizzate le immagini? Da questa matrice che vedete qui, solo in 1000 cifre decimali, ma questa è una matrice il cui risultato è infinito. Agisce questa matrice ha ogni dimensione di questa. Ciascuna è ottenuta dividendo uno di questi 10 per la sequenza dei primi 16 numeri primi. Per quale ragione? Perché quando noi abbiamo il ciclo 10 che esiste come il generale numero 1, comanda nel classico modo di dividi e comanda, attraverso proprio una divisione, e comanda ai generali subalterni, i quali sono i primi 16 numeri primi, che sono altrettanti generali, perché i numeri primi accettano ordini di divisione soltanto dal numero 1, e quindi dal generale capo, o da se stessi. Ma ricevere un ordine da se stesso è come non ricevere nessun ordine. Quindi praticamente i numeri primi sono comandati solo dal capo generale, che è il numero 10. Questo
Ora, cosa succede? Come succede normalmente? Quando andiamo al primo ciclo che esiste, quando andiamo qui come risultato, il primo decimo è comandato da che cosa? Il primo decimo qui, dal primo generale in secondo ordine, che è il numero primo 2, comanda su tutti quanti i decimi e fa un po' come se noi dovessimo mettere in sequenza tutto un materiale misto di sabbia, pietre, ghiaia e così via, in modo da setacciarlo per ordine. Potete immaginare che questa è una specie di setaccio in cui passa solo il 2, perché la maglia del setaccio è il 2. Setacciate, setacciate tutto. E avete messo da parte tutta la sabbia più sottile. Quando entra nella funzione centesima, entra in azione il setaccio dato dal secondo numero primo, che è il 3, il quale setaccia tutto quello che è rimasto e che passa attraverso il maglio numero 3. Setacciato tutto, rimane la parte più grossa e allora quando arriviamo ai millesimi entra in atto il setaccio fatto dal terzo numero primo, che è il 5, e setaccia tutto. Poi entra in atto il quarto numero primo, che è il 7. Dopodiché, poiché i numeri primi che vengono dopo sono a due cifre, entrano in atto ogni due cifre decimali. Quindi abbiamo che con questo sistema simultaneamente è setacciato tutto quello che è stato raccolto sul greto del fiume. Ma qui questo è il fiume della dinamica. Perché il risultato pratico qual è? Che c'è un 42 che è intero ed è dato da 6 per 7. 7 è la dinamica di 3 che esiste nel ciclo 10. Quando questa dinamica 7 si espande in tutti e 6 i versi da un centro, come davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, si espande in 6 versi e 7 per 6, 42, espande tutta la dinamica intera. Dopo si passa ai centesimi e c'è ancora un secondo 42 che espande nuovamente la stessa dinamica, ora nel tempo, perché oltre il 42 che è intero, comincia tutto quello che è sparso nel tempo. E dopo il 42 compare il 48, poi il 100, poi il 930. Questo, amici, è il risultato che ha aggregato per blocchi di 3 e non risultano le decine, perché per arrivare al 10 occorrono 3 terne più 1. Ecco, fino qui arriva la prima decina decimale. E cosa troviamo nella prima decina decimale? Quello che in Bibbia è descritto nel capitolo 25 del libro 1. Abbiamo i due gemelli che si chiamano Esaù e Giacobbe, la cui gematria in italiano
li fa valere 42 tutti e due, i quali litigano sul primato, e Giacobbe riesce a cacciare fuori dal tempo il fratello Esaù, il quale è rimosso dalla struttura del tempo. E chi ordina in testa la struttura del tempo rimane solo Giacobbe. Poi si mettono insieme Giacobbe e Esaù, Giacobbe con la G, Esaù senza la A, e diventano il nome di Gesù, 48. Poi c'è 100, e questo è il nome di Allah, perché Allah, come è descritto nel credo islamico, con il calcolo di 100 meno 1 ha determinato altri suoi 99 nomi. Il che significa che il primo nome è 100, ed eccolo qui. Infine, con il 930, troviamo il valore degli anni dati al primo uomo, che è individuato in Bibbia come Adamo. Questi sono gli anni dati ad Adamo. Dopo segue il 2300, che è il valore numerico cabalistico del secondo figlio che andava bene, che era Abele. Ma Abele è stato ucciso da Adamo, eccetera, eccetera. E così il divenire si evolve. Quando l'evoluzione di questo divenire è intero, ha determinato 1000 cifre decimali, e le 1000 cifre decimali finiscono con il 1000, con questi 777. E questa qui è la vita di 777 anni, che secondo la Bibbia va a finire a Lamech, che è il padre di Noè. Quindi qui vedete, a cominciare da Adamo fino all'ultimo, che è Lamech, la struttura originaria data dai primi 1000 valori millesimi. Che prove abbiamo che questo è veramente un valore importante, quello della dinamica? Le prove sono infinite. Io sul libro le dimostro tutte. Ma qui, tanto per esempio, per arrivare al valore dell'anno, il quale anno ha 365 giorni, quando andiamo a prendere 365 unità decimali, arriviamo a, adesso qui non le vedo, non le so distinguere, ma arriviamo a 666, che è il valore. Non a 666, a 6666, ossia a 4 6 di fila, che indicano proprio che l'equilibrio dell'energia è diventato così intero che abbiamo il valore dell'energia potenziale tutta raggruppata come 666 valori 365esimi, ossia del giorno. Questa è la matrice dell'universo. È una cosa importantissima scoperta dalla fisica moderna, e che presto sarà proprio oggetto di un manifesto da presentare nelle sedi più opportune, perché questa è la sintesi più potente mai fatta al mondo della dinamica, ed è coerente a quello che ha descritto la Bibbia. Perché se risaliamo da questi valori qui di 13 cifre alla volta, andiamo a scoprire la dinamica
una dopo l'altra del padre di Lamech, del nonno di Lamech, del bisnonno di Lamech, eccetera, che li ritroviamo tutti quanti negli ultimi valori descritti qui. Buona giornata a tutti.